Mia, Allora, allora, buongiorno a tutti. buongiorno a tutti, io sono il dottor Max, buongiorno a tutti e vi parlo come al solito dalla Tanzania. Oggi sono a casa, è sabato e quindi facciamo una bella chiacchierata. Oggi parleremo di dottor Manca ci farà un breve aggiornamento su quello che sta succedendo in Augusta per quello che riguarda l'oro e poi dopo vi dirò qualcosa sul Bitcoin. Sono combattuto perché avrei un bel po' di materiale per scrivere un bel libro sul Bitcoin, già immaginate, sono 2 settimane che ci guardo un po', però sono presa tante cose, poi dovrei darci un taglio molto critico, no, nei confronti delle monete digitali. E quindi io quello che mi sono proposto di fare, almeno per il momento, è quello di fare un'introduzione che in parte ho già fatto ieri all'altro con Ubaldo Croce, che potete trovare, o che ho postato anche sui canali e che vi suggerisco ovviamente di vedere perché lì ho il supporto delle immagini, cosa che non ho purtroppo su Telegram. E dopodiché farò probabilmente fare proprio una storia, però un po' sintetica, senza annoiare troppo. Perché tanto quello che io dovevo appurare in un certo senso l'ho già appurato e quindi poi non voglio fare insomma scandalo, non voglio creare una situazione magari di difficoltà per chi invece ha investito nel Bitcoin, perché non mi sembra nemmeno giusto, anzi tutt'altro. Ora poi vi spiegherò perché. Benissimo, allora dunque Walter, prego, la parola a te. Per un aggiornamento su Ovest, sulle monete digitali, su questa cosa qui. Prego, Walter. Grazie. Grazie Max, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, l'aggiornamento Ovest sta proseguendo con la sua promozione, il dottor Max anche, e gli aggiornamenti riguardano più che altro il fatto che mi è stato richiesto di verificare, e cioè la possibilità, non voglio dire a breve perché ci sono sicuramente ancora delle cose da definire, ma la possibilità che verrà data da parte di Ovesta di fare acquisti anche mediante criptovalute. È ancora da verificare un aspetto, visto che Ovesta è soggetta all'antiriciclaggio, non al ai controlli del sistema bancario, ma all'antiriciclaggio sì. Il problema che devono affrontare e risolvere è quello di capire da chi pervengono i soldi per gli acquisti, che siano digitali o digitali, perché comunque i bonifici alla fine sono digitali, ma comunque di cripto o di valute fiat. Per cui, superato e chiarito questo aspetto, sicuramente saranno anche loro all'altezza di offrire questa possibilità e questo canale di acquisto anche ai propri clienti. Quindi questo era per quanto riguarda quell'aggiornamento. Stiamo andando avanti con l'attività per quanto riguarda invece l'evento che ci sarà in ottobre, e quindi non ho informazioni sullo stato attuale della graduatoria del dottor Max, diciamo sulla nostra graduatoria, ma perché non vengono forniti, ma vedremo a fine agosto, avremo sicuramente la situazione molto chiara e definitiva, e quindi quello sarà un piacere comunicarvelo. Per il resto, l'andamento dell'oro, come avete avuto modo di vedere, è in fase di stanca, il che potrebbe, a mio modo di vedere, preannunciare la famosa quiete prima della tempesta, che ovviamente non riguarda l'oro, se non nel fatto che ritornerà ad avere il valore che gli compete, ma del resto della situazione finanziaria mondiale. C'è questo agosto, si parla del 22
28 come date che dovranno portare qualche novità. Io temo che le novità arriveranno e l'andamento dell'oro mi sembra proprio un segnale in questo senso, cioè stanno tenendo il prezzo volutamente basso per farne approfittare quelli che si stanno facendo le riserve, cioè le banche. A questo punto è un motivo in più per poter approfittare di questo momento da parte nostra. Qui io avrei finito il mio breve aggiornamento, vista l'interesse dell'argomento che tratterà oggi il dottor Max, gli ripasserei la parola. Grazie Walter. Allora, a conferma di quello che stai dicendo te, ho fatto un po' di verifica e ho trovato, scoperto su internet, la fonte è il World Gold Council, che è il consiglio, no, che è più importante al mondo, che raggruppa tutti gli operatori dell'oro, che le banche centrali hanno quasi triplicato l'acquisto di oro rispetto allo scorso anno. E diciamo questo trend sta ancora continuando, perché era 120, era sotto 100 alla fine del 2001 e a 400 alla fine del 2022. Qui si parla del 2022. Quindi è un miracolo se il prezzo dell'oro tutto sommato è stabile, perché in una situazione di questo tipo, da un lato il prezzo potrebbe crollare, dall'altro potrebbe già schizzare alle stelle. Non schizza alle stelle perché è controllato dalla City di Londra. Perché qualsiasi, e faccio una precisazione ulteriore su quello che ho detto nell'intervento scorso, nell'ultimo intervento che ho fatto a proposito, che ho perso il punto, no? Mi sono un po' perso. È chiaro che quando aumenta la domanda, aumentando la domanda, da un lato il prezzo dovrebbe aumentare del prezzo, no? Cioè il prodotto dovrebbe aumentare perché c'è più richiesta e quindi il prezzo dovrebbe aumentare. In effetti così non lo è, anzi è diminuito ed è diminuito proprio perché la City di Londra ha deciso di abbassare i prezzi per favorire l'acquisto delle banche centrali. Questo mi sembra abbastanza ovvio. Ma questa operazione, anche se un pochino antipatica, no? Perché denota sta manipolazione, a parte non esiste nessun mercato libero, quindi le manipolazioni ci sono sempre, anche in altri prodotti, nel petrolio, nel cibo, nell'energia in genere. È chiaro che sono tutte cose un po' manipolate, no? Deve invece, rassicurare. Perché non è crollato il prezzo? Perché in una situazione di questo tipo, siccome le banche devono comprare, potevano anche trovare una scusa e dire: no, in questo momento qui creiamo un crollo del valore dell'oro per favorire l'acquisto delle banche, l'acquisto della parte delle banche, per poi dopo riaumentarlo. Invece, come vedete, il prezzo dell'oro, grosso modo, è un'anomalia nel mercato, perché grosso modo rimane un pochino lì e segue anche i cicli inflattivi. Il problema principale che dovremo affrontare, oltre a tutti gli altri, sarà quello dell'inflazione, perché con questo quantitative easing la storia informa che quando si stampano tanti soldi poi inizia l'inflazione. È successo sempre nella storia questa cosa. Quindi prossimo anno sarà un anno, anche insomma, i prossimi mesi saranno abbastanza difficili perché questa inflazione un po' a livello mondiale potrebbe scoppiare. Ritornando al discorso, andare diciamo fuori controllo. L'altra mina vagante è che non si capisce bene se questi BRICS vogliono ritornare al gold standard, cioè abbiano la possibilità di fare un altro esperimento in questo caso con il gold standard, oppure dicono che lo vogliono fare, ma poi non lo faranno, oppure soltanto alcune banche centrali come quella russa o cinese lo faranno per la ragione molto semplice che loro hanno l'oro in casa e quindi non hanno bisogno di comprarla all'estero. Questo ovviamente una nazione come magari gli Stati Uniti ce l'hanno anche loro l'oro in Nevada, ma ne hanno sicuramente molto meno. E poi l'oro che hanno, tenete presente che non è l'oro della nazione e dei cittadini,
è l'oro delle banche centrali che non hanno niente a che fare col governo e con la nazione del paese. Quindi sono tutte cose, come vedete, quando uno ci va proprio a ragionare, proprio a vedere, abbastanza complesse da spiegare, anche da capire come funziona. Allora, siccome si parla di oro, parlerei prima del discorso, non voglio saltarti, poi ritornarci dopo. Parliamo subito del discorso della BIS. Che cos'è la BIS? La BIS è una banca che si trova a Basilea, che è la banca del regolamento dei conti, oppure Bank of International Settlement in inglese. Questa banca è una banca completamente sconosciuta, non troverete mai uno di questi autori, no, mi fate fare i nomi, che vi fa la storia di questa banca, perché non glielo fanno fare, li bloccherebbero subito. Non so se ve le dico io, tanto ormai, come vedete, ormai non mi intervista più nessuno, evidentemente le cose che dico io sono un pochino troppo delicate, no? per alcuni operatori che comunque dovrebbero gestire la comunicazione alternativa e come tale dare un po' spazio a tutti. Va bene, pazienza. Allora, ringrazio Diego che nel frattempo mi ha mandato un libro che si intitola Tower of Babel, che poi sarebbe la Torre di Babele, la Torre di Babele, perché la vai a vedere è un pochino come la Torre di Babele, è buffa questa cosa. Babel è una cosa abbastanza simile. Allora, quando generalmente parlando gli esperti ci parlano di Basilea 1, Basilea 2, adesso c'è Basilea 3, io stesso fino a poco tempo fa mi chiedevo: ma che cazzo è sto Basilea? Ma che è Basilea? Cioè, non riuscivo a collegare, prima di scrivere la trilogia, non riuscivo a collegare che cosa c'entra sta Basilea che tutti menzionano a disposizione di Basilea, ma nessuno ti spiega che cos'è. È la BIS. E come vedete, tutte le disposizioni importanti a livello finanziario tirano fuori questa Basilea 3 adesso, perché è la BIS che ha deciso queste cose. E nessuno però ve le spiega, allora dico io, pazienza. Molti esperti, economisti, coloro che proprio sono anche addentro a queste cose, menzionano magari nei loro interventi Basilea 3, però non capiscono che viene da Basilea, non sanno niente della Basilea, della BIS. Lo menzionano, ma non sanno di che cosa parlano. E questo non lo dico io, lo conferma l'autore del libro, Debord, che evidentemente è uno che è stato autorizzato a scrivere un libro sulla BIS, credo. Mi sembra di aver capito perché sono anche abbastanza aggiornato, non sapevo niente di questo libro e me l'ha appunto mandato Diego, che ringrazio. È stato autorizzato in una certa maniera, ha avuto l'idea di scrivere questo libro, aveva probabilmente dei contatti all'interno ed è stato autorizzato a scrivere delle cose. Ora, naturalmente non ci dobbiamo aspettare che nel libro ci siano letto 10-12 pagine, però ci fa la storia importante di come è nata la BIS. Vi faccio una domanda. La BIS è una struttura, come detto, abbastanza segreta. C'è qualcuno che si ricorda e ha un'idea di come, che io l'accenno nella trilogia, di come è nata la BIS e perché è nata la BIS? Oh, se non c'è nessuno che lo sa, lasciamo fare, perché Era forse due io. Dimmi. nata inizialmente, se non sbaglio, per favorire come si dice, i rimborsi, a seguito della prima, mi pare, prima guerra Bravo, mondiale, per bravo Diego. Le pagare sanzioni, i danni di guerra. le sanzioni, danni di Le sanzioni. guerra dalla Germania alla Francia. Bravo, bravo, il fatto. Benissimo. Quindi io non sapevo una cosa così importante. No, io nei libri non l'ho mai scritto che addirittura ci sono, fate delle cose. Insomma, diciamo in due parole sì, in due parole sì.
il fondatore sono due fondatori. Diciamo, presidente, direttore della Banca d'Inghilterra, un'autorità diciamo nel settore bancario, si chiama Norman, è stato direttore per tanti anni, e un signore che si chiama Charles Machac, del quale io ho parlato anche più volte, che è colui che ha fatto risorgere l'economia tedesca dopo la Prima Guerra Mondiale. E che si considera il fondatore della BIS. Quindi questo qui dovrebbe essere un messaggio abbastanza chiaro agli amici che fanno degli interventi, agli autori che fanno degli interventi parlando di queste cose, con l'amico Baldo Croce, e che non le menzionano mai, parlano di Charles Machac, che parlano della ricostruzione, però non menzionano mai queste cose. Allora, benissimo, bravo Diego, è proprio stato questo il punto. Quindi io sto leggendo questo libro, poi magari ne parlerò un pochino più avanti, che sto facendo troppe cose, troppo per fare 4-5 lavori, progetti diversi, e di andare con calma. Ma perché è importante? Perché è importantissima questa bis qui? Perché se voi andate su YouTube, voi il sito della bis lo trovate, non c'è mica problemi. È il sito della BIS, digitate bis.org e vi viene fuori tutta la BIS. Le cose sono pubbliche, ormai non si nascondono più. E la cosa molto importante che dovete vedere, che poi insomma, potete appurare, è che quando si va a vedere i membri della BIS, uno dice: beh, ci sono tutte ovviamente gli stati occidentali, no? Stati occidentali. E poi ci saranno, non lo so, ci saranno tutto l'Occidente, no? Però naturalmente uno non può pensare che ci sia la banca centrale del Brasile, o quella russa, o quella dell'India, o quella cinese, o quella del Sudafrica, perché loro sono i BRICS. Loro dovrebbero essere banche, un gruppo completamente indipendente. Loro dovrebbero avere un'altra Basel, un'altra Basilea, non so dove, magari in Russia, magari in Cina. No, 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 no. Fanno tutte parte dell'inner circle della BIS. Tutte accreditate alla BIS, tutte quelle che vi ho menzionato. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che così come il Bitcoin è stato un prodotto civetta, un esperimento per facilitare l'introduzione della moneta digitale nel mercato. Allo stesso modo, questo BRICS rappresenta un altro esperimento. Spero che lo facciano ritornando al gold standard, che in questo caso non sarà soltanto gold standard, ma sarà mineral standard, come vi ho detto io in interventi precedenti. Bene, collegati quindi a vari minerali, a commodity, quindi a prodotti anche alimentari o di altro tipo che hanno un valore, come per esempio le terre, anche queste possono essere utilizzate come commodity, perché fu la stessa cosa che Charles Machac utilizzò quando andò alla banca d'Inghilterra, bussò a Norman e disse: guarda, ho bisogno di 600 kg d'oro, 600 milioni di sterline, di dollari, non mi ricordo, per costituire questa banca che poi divenne la BIS. Quindi in garanzia dette le terre e credo dette anche le aziende presenti sul territorio tedesco, perché molti non sanno che la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale fu la sconfitta dei cittadini tedeschi, ma non fu mica la sconfitta dell'imprenditoria tedesca. Tutte le aziende più importanti tedesche, in pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, erano al 100% della produzione. Non è una cosa strana questa qui? Benissimo, allora ho già introdotto il discorso Bitcoin. Quindi tutti coloro che sono entusiasti di questi brinks, della caduta del dollaro, a me fanno sorridere questa gente. Non è gente che o sono io un completo imbecille, o gli imbecilli sono loro, molti dei quali sono anche in cattiva fede, che poi io tanto li vedo, sono gli esperti che parlano.
e che fanno del catastrofismo a carico, magari a scapito del dollaro. Dollaro che, intendiamoci, sarà sicuramente ridimensionato, ma ricordatevi quello che vi dico io. La Federal Reserve non è l'America. La Federal Reserve è la banca centrale dal punto di vista operativo più importante al mondo, che in parte controlla ed è stata dalla quale sono emanate tutte le banche centrali moderne che abbiamo oggi, anche la stessa banca centrale cinese. Chi volete che controlli la banca centrale cinese? I cinesi? Ma quando mai? Rothschild è lì da 200 anni. Quindi bisogna un attimino a aprire la mente, no? Come si chiama il mio sito? Aprire la mente. E non ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. A un certo livello lavorano tutti insieme e la tecnica che usano è quella del dualismo che hanno sempre usato. Vedete, adesso ci sono i cattivi, la Federal Reserve tutta da una parte, ci sono i BRICS, i buoni dall'altra, e così la gente, un po' scitrulla, diciamo bene, un po' naif, pensa che questi salveranno il mondo distruggendo il dollaro, quando gli altri faranno poi alla fin fine esattamente la stessa cosa che ha fatto la Federal Reserve, perché la base è la stessa, sono tutti banchieri, sono tutti al di sopra, sono l'elite. Noi si pensa che la politica e che il presidente nomini Bernanke, il presidente della Federal Reserve, Obama, ma non esiste, è esattamente alla rovescia. Se il presidente di una banca centrale si oppone, importante, si oppone alla candidatura di un primo ministro in un altro stato importante, il primo ministro non lo può fare quello, lo fa un altro. E quindi ci sia una continua discussione a livello di governatori delle banche centrali che sono al top dal punto di vista operativo, perché poi sopra c'è un livello ancora superiore, o forse ancora livelli superiori. Ma tutto passa attraverso ordini iniziatici. Bisogna svegliarsi, non ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Quindi, anche detto questo, però, sono molto interessato e molto curioso nel vedere quello che succede con i BRICS, perché ovviamente creare comunque un duopolio e ridurre un attimino, tenere sotto controllo la superpotenza degli Stati Uniti, che fino adesso ha fatto il bello e cattivo tempo, non può essere altro che una cosa positiva per tutti. Su questo non c'è ombra di dubbio. Io mi fermerei un attimo qui e vi chiedo se avete domande su quello che ho detto fino adesso, poi parliamo del Bitcoin. Aspettavo Giancarlo, ma oggi non c'è e quindi devo fare da solo. Avete capito quello che vi ho detto? Non bisogna più utilizzare il vecchio sistema, l'America da una parte, la Cina dall'altra. No, non esiste questa cosa qui. Tanto faranno un nuovo ordine mondiale e lo faranno tutti d'accordo. La guerra purtroppo ci sarà, ma sarà una guerra già concordata in cui sanno già bene come poi dividersi la torta, come è successo per la prima guerra mondiale e per la seconda guerra mondiale. Perché chi veramente siede nei centri di potere sono già tutte persone super selezionate. Se sono lì come governatori della Banca della Repubblica d'Austria, per dire, no? Cioè, lì adesso Erika, oppure della Repubblica della Bosnia e Erzegovina, la banca centrale, stai tranquillo che è lì perché è stato selezionato per esserci, non perché è bravo, o magari un imbecille non sarà, naturalmente, no? Quello che mi chiedo, se non avete domande, vado un attimo avanti con l'analisi. Siccome queste qui sono, mi sembra, 93 o 97 nazioni, vediamo un pochino se c'è scritto da che parte, però non sono tutte le banche centrali del mondo, mi chiedo come funziona questo network, perché siccome mancano
banche centrali, ovviamente di nazioni molto più piccole, perché quelle importanti ci sono tutte, è molto probabile che queste banche centrali, cioè ci siano delle banche centrali, per esempio in Africa, perché ci sono due banche centrali soltanto in Africa, quella dell'Algeria e quella del Marocco, ma non sono paesi così importanti. Manca per esempio quella della Nigeria, che è il paese più popoloso e più potente, tra virgolette, in questo momento in Africa, e ci dovrebbe essere. Non c'è perché è ritenuta ancora poco affidabile. Però non è detto che la banca della Nigeria, la banca centrale, il governatore della banca centrale della Nigeria non faccia parte della BIS, perché in maniera non ufficiale ne fa parte anche lui, cioè anche le banche centrali che non fanno parte ufficialmente della BIS devono sottostare alle disposizioni della BIS stessa. E sapete perché? C'è nessuno che vuol tentare di indovinare? L'ho dette tante volte queste cose qui, nei miei interventi, almeno 4-5 volte, ed è scritto nella trilogia. Però la trilogia non si regge e poi si pensa che i BRICS siano i salvatori del mondo. Scusatemi, Allora, la ragione per la quale bene o male devono sottostare a certe direttive è che tutte fanno parte di un'organizzazione mondiale come banche centrali, e per operare hanno bisogno di una licenza, e la licenza non viene rilasciata a livello locale, a livello politico, no, viene con molta probabilità, il condizionale è sempre d'obbligo, perché non ho ancora trovato un documento ufficiale che conferma questa cosa qui, però in tutto il mondo le aziende si aprono grazie a delle licenze e delle autorizzazioni, se no non ti fanno lavorare, dalla BIS di Basilea. Vedete com'è complessa tutta questa situazione qua? E questo è già un nuovo ordine mondiale, perché tanti anni fa, naturalmente, una banca centrale di una nazione minima, piccola, aveva già, era una cosa politica, era già più, molto più indipendente rispetto a quello che lo può essere al giorno d'oggi. Domande? Posso chiedere una cosa? Dimmi. Allora, diciamo che hai esposto una situazione, un quadro, diciamo, internazionale ben definito, che a cui, cioè, non possiamo farci niente. È una situazione che ci viene imposta, che è immanente, a cui non possiamo, diciamo, derogare. Allora, io quello che mi chiedo, nel nostro piccolo, nel mio piccolo, io che cosa posso fare per proteggermi da tutto questo, visto che anche nel mio paese, cioè in Italia, non c'ho riscontri del governo, del mio governo, dei miei dirigenti che possono aiutarmi per il mio futuro, per la mia famiglia. Non c'è niente. Allora io come mi devo comportare? Cosa devo pensare? Devo essere ottimista o pessimista per il futuro? C'ha senso il mio investimento, anche, cioè il discorso dell'oro, c'ha senso o non c'ha senso? Capisci, Massimo? Certo che c'ha senso, ma hai fatto una domanda complessa che richiede forse una risposta di 20 minuti, perché è molto complessa. Cercherò di darti la sintesi e parto dall'ultima cosa che hai detto. Ovviamente che la cosa più importante dal punto di vista delle proprietà e delle priorità, scusate, mettere al sicuro il patrimonio,
quel poco che è rimasto, poco tanto che sia. E buon senso vuole che in un momento così difficile e di grande volatilità dei mercati finanziari si investe, no, sempre stato così nella storia. Quindi ha completamente senso, compralo dove vuoi. Noi, io lavoro con Walter, lavoro con Avesta perché mi sono trovato bene, mi hanno dato l'idea di essere un'azienda seria, è un po' più cara delle altre perché è configurata come un fondo fiduciario, non se ne può parlare in diretta. Se sei interessato te lo spiego a voce, ho preparato anche due integrazioni che spiegano bene perché io ritengo che Avesta, no, Avesta non è configurata per sé come fondo fiduciario, però si appoggia ad un'azienda configurata in tale maniera e quindi il nostro oro è assolutamente al sicuro per la legge internazionale. E poi dove c'hanno l'oro i ricchi, lì dentro non ci può entrare l'FBI, non ci può entrare cioè, l'Interpol, non ci può entrare nessuno, ci può entrare soltanto chi ha le chiavi e è autorizzato per entrare in quel campo. Quindi il nostro oro è super al sicuro, non è solo in un cavò in Svizzera, è in un cavò anche in Svizzera nel quale non può entrare nessuna autorità, nessuna polizia al mondo. Poi, ritornando a quello che mi dicevi, la prima cosa, la grande differenza che fa tra noi e loro, qual è? Qual è la differenza che fa, c'è nella pratica, no? Tra chi gestisce il mondo e noi, cittadini normali. Qual è la differenza principale? Tra loro e noi. A parte i soldi, no? Vabbè, diciamo per i soldi. Le possibilità economiche e finanziarie. C'è nessuno che può tentare? Penso che loro facciano parte di una rete, facciano parte di un circuito. Mentre noi invece siamo... Bravo, Marco, anche questo è fuori vero. Sì, anche questo è vero e adesso mi dà lo spunto per dirti un'altra cosa. Ma la mia risposta, la risposta alla domanda che mi facevi, la differenza è la conoscenza. La conoscenza. Perché loro ai grandi livelli sanno tutto, tutto. Sono 20 anni avanti a noi in tutto, nella tecnologia, qualsiasi cosa. Capite? La differenza è questa. Cioè è come se noi volessimo investigare un territorio, noi vogliamo su un piccolo aereo, che proprio non può andare più alto di un certo livello, no? Per volare, sapete, tutti gli aerei a seconda volano su una certa altitudine. E vediamo un certo territorio sotto di noi, ma il territorio è molto piccolo, perché l'aereo è basso e loro, il loro aereo, il loro occhio, che è quello che loro hanno, l'occhio che vede tutto, è l'occhio del dollaro che vede tutto. È inutile parlare della fine del dollaro, perché sul dollaro, per uno che studia un po' simbologia, c'è già spiegato tutto. Loro vedono tutto dall'alto e l'occhio è anche distaccato dalla piramide sul dollaro. Per quale ragione? Quindi hanno un livello di conoscenza tale per cui cioè ci vedono come dei bambini. Noi siamo dei bambini per loro. Sono bambini un po' più piccoli, bambini un pochettino più evoluti, ma siamo sempre dei bambini, non sappiamo niente, nulla. Delle cose veramente importanti che io ho trattato nella teologia, adesso ti do la risposta a quello che dicevi, e la maggior parte delle persone non sa niente, nulla, e anche quando le legge non capisce. La risposta in questo caso, come prima cosa, sai quella che devi fare? Non leggere, studiare la teologia, studiarla, perché io l'ho scritta, eppure tante volte devo riaprirla, rileggerla perché mi scordo le cose, io. 1042 pagine, sei disposto a farlo? Allora quella è la cruna del lago, se te passi attraverso quell'esperienza lì te vedi già il mondo in maniera molto diversa. Se l'hai digerita, perché non è facile da digerire, non è per tutti. Come venire in Africa, l'Africa non è per tutti. La stessa cosa è la trilogia. Molte persone
fanno i complimenti, mi dicono anche che l'hanno letta e poi mi fanno dei commenti e capisco che non ho capito un cazzo di niente. Scusatemi. Perché o no, perché non l'hanno letta, insomma, buona fede, o perché non l'hanno capita. Perché adesso non faccio commenti, voglio fare nomi, no? Un amico anche 3 o 4 giorni fa mi ha fatto, perché invece di farmi domande, invece mi domanda, seguono tutti questi altri interventi, tutti questi altri brontoloni, e mi dico, sì, ma tanto sono i cazzari che controllano il mondo. Cazzari. Ma cosa cazzo dici? Ma i cazzari? Ammesso che esistano, e io li tratto nella trilogia, perché sono una cosa molto importante. E ci sono, e sono dei rompicoglioni, e sono quelli che hanno causato la prima, la seconda guerra mondiale, stanno cercando di causare la terza. Quindi non mi venite a dire che non so chi sono. Ve lo spiegate io queste cose. Ma non sono loro che controllano il mondo. Chi controlla il mondo non ve lo posso dire, ma ve lo dico. Sapete chi è che controlla il mondo? C'è qualcuno che mi può dare una mano? Non abbiate paura, poi ci bloccheranno anche su Telegram, ma finché ci danno la possibilità di parlare bisogna dirle le cose, no? Almeno rimangono. Chi è da una lettura minimamente attenta della trilogia? Chi è che quell'organizzazione che è lì da quasi 500 anni, mezzo secolo, è partita prima di tutte le altre a livello organizzativo con il network, cui faceva giustamente riferimento Marco, che noi siamo tutti cani sciolti, quindi possiamo fare granché. Però almeno possiamo capire queste cose. Qual è quell'organizzazione lì? Come si chiama? Via, che fare un po' di coraggio, su, Chi è? Chi è? Prego. Ha a che fare con Roma? Ecco. Ha a che fare con Roma, bravo, ha proprio a che fare con Roma, perché tutte le strade portano a Roma, perché la città del Vaticano, come spiego nella trilogia, è una delle 3 città-stato che in questo momento si sono messe d'accordo e controllano il mondo. Quali sono le altre 2? Ragazzi, bisogna Columbia e la City di Londra. City Londra. Oh, bravo Isabella. City di Londra, Stretto Columbia, Washington. Brava. Benissimo, bravo. Washington DC. Washington DC è delegata al controllo, quindi al militare. La City of London è delegata a tutti gli aspetti legali di controllo delle terre, e naturalmente Città del Vaticano si occupa dell'aspetto spirituale, no? Delle nostre anime. Però queste cose qui, se non si digeriscono queste cose qui, non si capisce quasi niente, perché anche questo in un certo senso è simbologia. Poi nel libro c'è trattato anche il discorso della simbologia in maniera abbastanza semplice per certi aspetti, però credo abbastanza incisiva, per cui è anche un libro di simbologia. Poi quando ho iniziato a parlare della simbologia, allora poi non mi ha invitato più nessuno. Quindi la prima cosa è lavorare su noi stessi, studiando, documentandoci di più, ma non ascoltando questi lì che su queste reti che ti fanno questi interventi solo per criticare gente che non ha nessun tipo di esperienza internazionale. Scusate, io sono dei pochi italiani che è andato in America con i soldi propri, ha preso un brevetto, che ovviamente uno può dire, chiaro, un brevetto è una cosa unica, sì, però in quel settore lì, il settore della salute, è unico al mondo, e ci ha fatto anche uno studio clinico sopra con i miei soldi, senza chiedere soldi a nessuno. Quanti altri italiani l'hanno fatto al mondo? Andateci a New York, fate la stessa cosa che ho fatto io, provate e poi tornate e parlate con me. A quel punto avrete un'esperienza e la maturità per capire forse un pochino di più come mai qualche volta si fa fatica
a trasmettere certi concetti. La maggior parte delle persone che sentite non parla nemmeno inglese, non capisce nemmeno l'inglese, però sono degli ottimi brontoloni, i parlatori del nulla. Quando parlavo con mio papà di questa cosa, gli dicevo, vedi, anche se è nato il parlatore, lui si metteva a ridere, ah ah ah, è sempre così. Quindi bisogna anche un po' capire e vedere e capire chi c'è di dietro, no? A questo, ma insomma, è una persona che ha pubblicato qualcosa, che cosa dice questo? Io capisco che gli argomenti che tratto io, no? Come il taglio che darò poi anche a Bitcoin, è una cosa un pochino controcorrente, un pochino, ma le faccio apposta, no? Perché come si chiama il mio sito? A mente aperta. E invece sono bravissime a cavalcare l'onda e a criticare la politica, a criticare, però non hanno mai un'analisi a 360 gradi e anche onesta di quello che sta succedendo. Ti ho risposto, Marco? Sì, sì, Massimo, sì, sì. Ma sì, sì, sono argomenti che su cui rifletto già da tempo, però non ho risposte, purtroppo, non rimango così. Le risposte ce l'hai tutte nella trilogia. Le risposte ce l'hai, c'hai le questioni, le analisi, e poi sta a te trarre le conclusioni. Perché io nella trilogia non trago conclusioni. Io vi dico degli eventi, vi dico quello che certi autori dicono, poi le conclusioni dovete trarre voi. Però le conclusioni sono, come si dice, sono anche logiche, no? Cioè, grosso modo, leggi una cosa, la conclusione è logica, se non sei proprio un idiota, e ci arrivi. Ecco. Il problema in Italia è che siccome noi siamo tutti cristiani, tutti più o meno cristiani, o magari in chiesa non ci si va più, però ci vantiamo di essere cristiani anche se siamo altamente infedeli. Sotto questo punto di vista bisogna essere onesti, non si va neanche più in chiesa, abbiamo proprio una spiritualità così ridicola, solo quando ci fa comodo, va bene? E non si può parlare, no? È un tabù, parlare del Vaticano è come... lasciamo perdere, non può parlare nessuno, va bene. Guardate, io non voglio parlare mai del Vaticano, a me ne frega assolutamente niente, anche perché sono convinto che in Vaticano ci siano anche molte persone oneste, come sono da tutte le parti. Ma il problema è il controllo, no? Che è certamente sfuggito, soprattutto negli ultimi tempi. E in questo senso la simbologia potrebbe aiutarci tantissimo, ma non si studia la simbologia. La cosa più importante che potete fare leggendo, che farete leggendo la trilogia e assimilandola più possibile, non è tanto quella relativa agli eventi, alcuni sono veramente importanti, sarebbero da insegnare a scuola, anche se non li insegnano apposta, perché sono troppo importanti, ma quella sulla simbologia. Per esempio, non è, c'è nel libro, non l'ho trattato, però se vedete gli interventi che ultimamente fa Papa Francesco, utilizza un vestiario, come si chiama quelli dei preti, c'è un nome, scusate, adesso mi sfugge, una tunica, un vestiario, con un simbolo sopra. Io l'avevo notato questo simbolo lì per lì, però che simbolo è questo? Non l'ho mai visto. Ora, quel simbolo lì, ho scoperto, ha un significato molto preciso. Infatti l'FBI ha capito bene, ci sta dietro. Certo, non può andare a sindacare niente, no? Al Papa. Cosa gli vuoi andare a dire al Papa? Però guarda caso, quel simbolo lì, ve lo dico perché l'ho scoperto due o tre giorni fa, io sono rimasto senza parole. E se lo mettono addosso durante le messe. Perché poi vi dicono tutto, ci dicono tutto, Non tengono quasi niente nascosto. Beh, benissimo. Adesso, oggi, temo, abbiamo fatto una bella chiacchierata, temo che non ci sia tempo di parlare del Bitcoin. Posso dirvi in breve, proprio 5 minuti, spero di non deludere chi magari si è collegato per sentire del Bitcoin, perché comunque può sentire l'intervento che io ho caricato sul canale.
che si intitola più uno introduzione al Bitcoin, quella ha anche il supporto visivo, no? E quindi, per esempio, parlando di simbologia, io sto iniziando adesso a studiare il simbolo del Bitcoin, però mi è subito saltato all'occhio questo specie di decoro, no? Con queste specie di simbolini tipo salsicce, quelle salsiccine, tutto in, diciamo, si chiama salsicce, tutte intorno, che fanno tutta il decoro, no? Intorno al Bitcoin. E io ho detto, queste qui, appena le ho viste, sono 33. Contate quante sono. Quante sono? 33. Ma io non avevo neanche letto, non avevo neanche contate. Vedete, loro utilizzano questi sistemi, semplicissimi per loro, però di cui noi non sappiamo niente, per mandare dei messaggi. Chiamiamoli subliminali, possiamo chiamarli anche subliminali. Non sono subliminali, sono nero su bianco. Possiamo chiamarli anche così, perché tanto la gente non li vede. Lì c'è già la firma di chi c'è dietro. Non ho bisogno di stare a indagare se la blockchain è il sistema utilizzato dalla blockchain che si chiama HSA 256, è stato prodotto dalla NSA. C'è qualcuno che sa che cos'è la SNA in America? National Security Agency, mi sembra. Bravo Marco, bravissimo. Ti faccio questa domanda perché devo ammettere che io l'ho scoperta la NSA, che è stata costruita negli anni 50, quando sono andato in America, ma dopo tanti anni, perché io non avevo saputo niente, e credo che sia venuta fuori, non dopo tanti anni, con l'11 settembre, perché io dell'NSA sapevo della CIA, però non sapevo dell'NSA assolutamente, sapevo che ha più di circa 40.000 dipendenti, immaginate voi, è una piccola città, di cui noi non sappiamo assolutamente niente. È spiegato nella trilogia anche qui, sia la CIA che tutte queste organizzazioni, la NSA, la CIA, poi ci sono altre 10-12, tutte importanti, le principali sono queste, sono organizzazioni non governative. Avete sentito bene? Non rispondono al governo. Lo dicono loro, guardate Wikipedia. Sono tutte organizzazioni non governative, cioè loro sono delle aziende che fanno delle cose per qualcuno, di quello che succede in America, sono collocate in America, ma di quello che succede agli americani non gliene frega assolutamente niente. Loro sono lì, la SNA è per la surveillance, cioè per l'inasprimento di tutti i controlli a tutti i livelli, che poi sarà completato con l'implementazione dell'intelligenza artificiale. Ma già adesso controllano tutto. Loro sanno bene che io sono qui a parlare con voi. Parlo in italiano, parlo a quante persone? 10 persone mi devono bloccare il canale, ma che se ne frega? Ma certo, quello che dico non è che sia particolarmente... è già materiale sensibile per loro. È per questo che io non ho scritto il libro in inglese. Perché dopo magari mi ammazzano e mi rompe coglioni. Voglio vivere almeno... altri, ora sono un mezzo paradiso qua, fatemi godere la vita, ho lavorato per 40 anni come un miccio, come si dice in Toscana, fatemi godere la vita per 10 anni, no? Quindi la NSA è quella, tornando al Bitcoin, che ha creato l'algoritmo utilizzato nel Bitcoin. Come fate a venirmi a dire che è un sistema completamente decentralizzato e libero, creato per i cittadini del mondo? Ma a chi volete pigliare per il culo? Guardate che ho fatto 20 anni di New York. Mi venite a raccontare queste balle? Io da queste due cose, dai simboli e dall'algoritmo, che poi hanno tutti questi algoritmi, hanno tutti la backdoor. Sapete che cos'è la backdoor? C'è qualcuno che me lo sa dire? Per imposizione della NSA, le aziende che lavorano nell'informatica devono predisporre una backdoor su questi sistemi. Sapete come si chiama?
che cos'è? È una scorciatoia per entrare nel programma, diciamo, generalmente. Bravo. Backdoor, no, porta in servizio, una chiavettina, un sistema di accesso per cortocircuitare la front door, cioè l'ingresso ufficiale, e entrare dentro al sistema e controllarlo e, se necessario, bloccarlo. Perché quello che l'NSA fa non lo vuol fare, perché Bitcoin è un gioiello proprio. Quindi quando mi si dice che io critico il Bitcoin, no, io non critico assolutamente niente, vi dico le cose. Anzi, posso dirvi che uno degli investimenti meno pericolosi è sicuramente in questo momento, perché si parla sempre di quote azionarie, di cose così per aria, garantite da niente, ricordiamoci sempre questo, garantite dalla nostra fiducia nel comprare, e basta, nella credibilità, nella struttura di marketing che ci hanno messo dietro nel presentarcene. Allora possiamo anche comprarne un 10%. Ora che ho capito che dietro c'è l'NSA, no, a maggior ragione, anche prima, l'ho già detto anche 3-4 settimane fa, ma non ho nessun problema se volete comprare un 10%. Non so quello che succederà, perché comunque rimane un esperimento che in qualsiasi momento, con l'introduzione della Fedcoin, che sarà la moneta digitale ufficiale della Federal Reserve, possono bloccare. Perché è chiaro che Bitcoin prenderà spazio alla Fedcoin, e questa non è una cosa che gli piacerà tanto. Può darsi che lo manterranno lì. È stato un grande esperimento che hanno gestito con molta saggezza, molto bene. Un esperimento doveva essere introdotto piano, no? Se non America, se un Bitcoin, quando una volta che viene introdotto, arriva subito sui media, e in tempo 3-4 giorni il valore è già di $100, e questo non doveva assolutamente succedere, perché dovevano inserire questa rete. Con questa rete devi scaricare un'applicazione. Questa applicazione, al 90% dei casi, c'ha una backdoor, perché l'ha creata l'NSA, quindi è presente e può controllare tutto quello che i computer di quelli che si chiamano miners, e anche di tutti coloro che sono collegati, che utilizzano app, hanno nel loro computer. Io non ho niente in contrario per i Bitcoin, però sappiate che se siete collegati e avete scaricato questa app, la NSA in qualsiasi momento controlla quello che ci avete nel computer, è quello che parlate ovviamente al telefono, perché lo possono controllare sempre questo, e tutte le cose criptate che voi pensate di utilizzare, segreti, no? Quelli che mi dicono ci sono i sistemi di email che sono più affidabili di altri, ma non mi fate ridere, ma questi sono loro che inventano queste cose, sono loro che hanno i migliori esperti al mondo. Ci hanno tutti i migliori ingegneri, i migliori esperti al mondo, ce l'hanno loro, e poi ce l'hanno i russi, ma tanto lavorano insieme, se li scambiano anche a che volte. Il primo che ha tirato fuori questa cosa della NSA, chi è stato? Ve lo ricordate? È nel libro, nella trilogia, ve lo ricordate? Chi è stato a tirar fuori proprio quello che vi ho detto io? Lui l'ha detto in maniera molto più generica, che è dovuto scappare in Russia adesso, è diventato cittadino russo, gli hanno detto vai lì. Snowden. Brava, chi sei? Sempre te? Sì, sono io. Eddie, bravissimo, Snowden, che lui è venuto fuori con queste cose qui, lui lavorava per la NSA, erano di questi, aveva capito tutto quello che succedeva e ne ha parlato in pubblico. Lui l'hanno perdonato. Quell'altro lì, come si chiama? Quello lì, ora mi sfugge il nome, quello che l'hanno tenuto in galera, è rimasto per tanto tempo al consolato. Assange. Brava, ti ringrazio, scusate il lapsus. Assange, non l'hanno perdonato, perché lui ha fatto vedere
delle cose che in linea di massima erano troppo brutte da far vedere per i militari americani e loro non l'hanno perdonato, va bene? Poi sai, chissà quello che c'è dietro, ragazzi, che si siano messi d'accordo con i russi e l'abbiano mandato in Russia, la Russia le ha dato qualche altro contentino su Snowden, è andata bene, mentre ad Assange magari ha detto no, ha tenuto a un profilo diverso evidentemente, ed è andata che adesso non so bene che fine fa, va bene? Non farà comunque una bella fine, a meno che non si penta, non so che deve fare, non farà una bella fine. La differenza potrebbe anche essere questa, ve la butto là così. Perché uno è vivo, se l'è scampata, e un altro non è vivo? Magari uno è un fratello e quell'altro non lo è. Però noi queste cose non si sanno. Io non le so, sto facendo molto così delle considerazioni. È molto probabile che questa sia la spiegazione della realtà, Molto probabile. Allora, ma la gestione è stata diversa. La gestione delle loro vite e anche del loro operato è stata diversa. Sì, Eddie, e probabilmente hai ragione. Oggi non c'è molto tempo, perché io sono anche un po' di fretta, ho un appuntamento tra 10 minuti e un quarto d'ora, vi devo lasciare. Comunque, se ne parlerà magari anche un'altra volta. Ecco, quello che vi volevo dire è che, come vedete, io ci ho lavorato 10 giorni su Bitcoin e sono già arrivato al punto, ma è tutto pubblicato su Google, perché io non vi invento niente. Io attingo da altri autori, molto più importanti ovviamente di me, e che sono lì da tanti anni, che dicono certe cose che trovate nella trilogia, per esempio. Oppure io queste cose le trovate tutte su Google, è tutto pubblicato. Quindi fare 1 + 1 = 2 +1 e fa sempre 3, perché un indizio è un indizio, 2 indizi sono una coincidenza, ma 3 indizi sono la prova. Quindi continuiamo il nostro studio, il nostro approfondimento su Bitcoin. Probabilmente l'inventore del Bitcoin è un signore che si chiama Nick Szabo. Credo che sia croato, che è evidentemente un genio, che infatti precedente me, ma non lavorano mai soli questi, lui è il suo nome, ma lui lavora per l'NSA, in questo momento lavora sicuramente per l'NSA. Può darsi che in passato fosse anche un pochino più indipendente e creò il Bitgold. 10 anni prima aveva creato e pubblicato il Bitcoin, che guarda caso come protocollo esattamente il Bitcoin. E lui è stato un genio, perché il Bitcoin è quello che poi potrebbero diventare le monete digitali del BRICS, cioè monete digitali collegate al gold standard. Spero, non sono uno che prega, però spero che le mie preghiere possano aiutare a far sì che il miracolo avvenga, perché se dovessero veramente collegare il BRICS a loro sarebbe una cosa molto molto positiva per tutti, anche per noi che un po' più un po' meno deteniamo quantità d'oro e siamo qui per parlare di oro. Quindi l'oro, ricordatevi, sarà sempre l'oro, è la moneta dei ricchi, è un valore spirituale equivalente a Dio, è il Dio in terra loro, così come il sole è il Dio nel cielo, e il loro Dio è il sole, l'ho ricordato tante volte, è Lucifero caduto magari in terra, l'angelo caduto in terra, no, che si era ribellato eccetera, benissimo, al volere di Dio, all'autorità di Dio. E magari, chi lo sa, è qui in terra e si è trasformato in oro, che guarda caso hanno lo stesso colore. Quindi quando in passato i primi che naturalmente hanno scoperto questo minerale che luccicava e aveva gli stessi colori del sole, cioè del Dio che loro idolatravano, perché il Dio senza sole non c'è raccolto,
senza sole non si vive, non c'è niente. E quindi ne parlo nella trilogia. In tutte le regioni del mondo esistevano delle deità solari, chiamate naturalmente in varie maniere. Quando i primi hanno scoperto questo metallo, naturalmente hanno pensato che avesse la stessa valenza, che fosse un dono del sole, e hanno cominciato a raccoglierlo, hanno cominciato a venerarlo. E quindi questo concetto di venerare l'oro è presente nell'elite. L'elite investe in oro. Quando loro possono comprare, comprano quantità d'oro, non comprano asset, hanno già tutto quello che vogliono. Io parlo dell'elite dell'elite, Non parlo di Musk o di tutta questa gente qui. Musk, avete visto, ha fatto l'annuncio che ha comprato 1.5 milioni. Io vorrei sapere chi gli ha dato tutti questi soldi a questo Musk. 1.5 milioni di milioni di Bitcoin, e cosa ha fatto il prezzo del Bitcoin? È triplicato. È tutto marketing. Questa è un po' la mia... è quello che faccio io. Quindi è tanto semplice in America lanciare un prodotto, un servizio, sei soldi. È successo di sicuro. Devi seguire le stesse regole. Devi avere tanti soldi in tasca e te lo devono anche far fare. Ecco, io avete domande? Se no, chiuderei qui. Io oggi credo che abbiamo fatto un intervento decisamente particolare, con un taglio diverso. Spero che possa essere utile, di interesse per chi poi ascolta anche l'intervento sul canale. Io naturalmente, dottor Marca, siamo a disposizione per tutto quello che riguarda il discorso consulenza oro. Il piano B e il piano C sta andando avanti, anche se non è assolutamente certo che continuerà nel 2024, questo ne parliamo poi il mercoledì per chi è interessato. Avete delle domande per caso? Scusate la voce, ma ho avuto un calo strano di voce che ogni tanto faccio fatica a parlare. Volevo chiedere un'altra cosa. Se è possibile acquistare oro in contanti? Certo, certamente, Marco. È possibilissimo, noi siamo già in contatto, no? Più tardi, quando finisco, se non ce la faccio oggi, stasera, se mi dimentico, me lo fai sapere. Allora lo dico a tutti, lo ricordo, ho fatto bene a dirmelo, così lo ricordo, ogni tanto non lo scordo. Noi abbiamo un accordo, perché noi non vendiamo oro, non si può fare ovviamente. Abbiamo un accordo con un'azienda che si chiama AZ Metalli di Valenza Po. A questa azienda io ho chiesto il prezzo migliore che loro potessero fare. Praticamente noi si vende la consulenza, io vendo la consulenza perché è un progetto mio. Ovviamente Walter mi dà una mano, ma lui lavora già con Ovesta, no? Quindi queste cose qui è meglio che non le faccia. Quindi diciamo, iniziativa mia. Ho chiesto di fare il prezzo migliore possibile, con una consegna con costi di trasporto i migliori possibili. In effetti mi hanno garantito che il prezzo che faranno i nostri amici sono, se non è il migliore, perché sapete ogni giorno cambiano i prezzi, no, sull'oro purtroppo così, sicuramente uno dei migliori che trovate sul mercato. Più tardi ti mando il sito, ci puoi dare invito tutti, lo metto sul canale, perché tanto è una cosa ufficiale. La Z Metalli di Valenza, ci metto il telefono, ci metto tutto. Il mio suggerimento è quello: prima, se avete già le idee chiare su quello che volete comprare, potete contattarli direttamente, fate il mio nome, così almeno sanno chi siete, e vi mettete d'accordo con loro. Io non ho, diciamo, se me lo volete dire, ma io non ho nessun interesse a sapere quello che avete comprato, quello che non avete comprato, mi interessa molto relativamente. L'importante è che vi troviate bene. E se avete dei problemi, naturalmente me lo fate sapere. Se per chi invece non ha le idee così chiare, ci possiamo sentire velocemente, vediamo insieme gli oggetti che sono disponibili sul sito, vediamo il budget disponibile, dopodiché facciamo una nota, la mandiamo ad Antonino e poi vi mettete d'accordo. Se vivete nella zona nord dell'Italia, ci potete anche fare un salto a Valenza, vicino ad Alessandria, sul confine fra Lombardia e Piemonte.
Per chi invece abita al sud, te immagino, Marco, tu sia di Roma, te lo fai mandare e te lo mandano e col corriere non ci sono problemi, va bene? Ok, grazie. Prego. Altre domande? Stefano, vedo che ti sei distratto, eh? C'è Erika che si è collegata e non gli ha aperto il microfono. Ciao Erika. Oggi magari non sarai particolarmente contento. No, no, sono qua, ascolto. Prendevo l'ultimo sole. Forse oggi ti ho dato un mezzo dispiacere e a tutti coloro che hanno investito in Bitcoin mi dispiace, ma io sono qua per dirvi quello che scopro e per dirvi figurarti se ci dai mezzo dispiacere. Vabbè, no, non è un mezzo dispiacere, perché se hai sentito bene l'intervento possiamo dire che probabilmente il condizionale è sempre d'obbligo. Dietro al Bitcoin c'è la NSA, che è il sistema di sicurezza ufficiale, l'associazione ufficiale, la National Security Agency, e quindi diciamo che in un certo senso il Bitcoin è in buone mani, questo sicuramente si può dire. Come lo gestiranno non lo so, questo è una cosa politica, no? Non lo so quello che ne faranno, però è sicuramente in buone mani. altre domande? Il prezzo dell'oro è buono, c'è la doppia promozione. Non aspettiamo che arrivi ottobre-novembre, può capitare di tutto. Io do soldi, soldi veri, non bonus in servizio, altre cose. Per chi sottoscrive un Royal Class a partire da $25,000, scusate, €25,000 a su, vi mando soldi. Quindi chi vuole approfittare, al di là poi del fatto che mi dà una mano, perché siamo in graduatoria con Walter al sesto livello, siamo in sesta posizione tra i venditori a livello mondiale, questo naturalmente ci fa piacere, ma io vorrei salire su gradini del podio, non so se ce la farò. E pazienza, mi daranno la medaglia, se arrivo quarto mi danno la medaglia di legno, se arrivo sesto non so che medaglia mi daranno, comunque qualche cosa mi daranno di sicuro, vado per fare la presenza. E sicuramente sono convinto che sarà sicuramente un'esperienza importante dal punto di vista professionale. Altre domande? Walter ci ha lasciato, che doveva scappare, va bene, non ci sono problemi. Va bene, via, allora io chiudiamo qua, ringrazio tutti, naturalmente vi do appuntamento per mercoledì per chi è interessato al piano B e al piano C con gli aggiornamenti, e per sabato alla stessa ora per parlare ancora sicuramente un pochino di Bitcoin, cercherò di andare avanti il più possibile e entriamo magari un pochino più nel dettaglio, anche se noi non siamo degli informatici, quindi anche utilizzare tutta una terminologia tecnica informatica che usano loro, a noi ci dicono ben poco, bisogna utilizzare un codice che riusciamo a capire tutti nella semplicità, cercando poi però di dire le cose come sono, va bene? Allora buon fine settimana a tutti e grazie di essere stati presenti, ciao! Grazie, sempre interessante, grazie mille, ciao a tutti! Ciao, ciao Max, ciao. Buon sabato, buona domenica. Ciao.